Immaginate di avere un parente che sul letto di morte lascia questo disegno. Raffigura il sogno della sua vita, una gigantesca abitazione, simbolo della sua città ideale. A disegnarla fu il celebre architetto Tommaso Buzzi, e se oggi quel disegno è diventato così, è soprattutto grazie al nipote erede Marco, che siamo andati a trovare in quella che oggi è la sua casa, la Scarzuola. Dovrebbe essere a 200 metri di distanza. Svolta a destra, poi sarai arrivato a destinazione. Olè. Permesso. Abbiamo capito di non essere in un posto normale quando Marco ci ha aperto le porte di casa. Al posto dell'ingresso ci siamo trovati all'interno di una chiesa del 1200, a cui Marco ci è sembrato tenere particolarmente. Io, per esempio, la chiesa è chiesa, non la tocco, perché non ci puoi fare un'altra cosa. Nonostante noi fossimo già stupiti da quella casa, in realtà non avevamo ancora visto niente. Allora, il luogo è un grido impietrato di Buzzi. Lo sviluppa attraverso la scenografia teatrale, perché lui era ingegnere architetto, se avesse fatto architettura sarebbe entrato dentro degli schemi, mentre facendo la scenografia teatrale è libero. Anche se poi io non ero destinato alla Scarzuola, perché lui, avendo uno studio di architettura, cioè erano quelli dentro lo studio di architettura che seguivano un po' l'andazzo da sta Scarzuola. Il problema grosso era che giustamente ognuno di questi personaggi doveva fare la loro vita, mica gli può imporre la continuazione della tua. E lei perché ha deciso di prendere in mano questo mondo e questo contesto e portarlo avanti? Allora, di motivazioni non ce n'è. Sono venuto su facendo delle scuole, facendo l'università, l'economia e commercio, okay. E quindi dovendo andare a fare questa. Questa era la mia storytelling. Chi l'ha decisa? Non io. Diciamo che le discussioni di tutti erano quelle di buttare giù tutto qua. Perché la memoria futura dell'architetto sarebbe stata danneggiata da sta pazzia. Invece, che cosa ho fatto io? Ho ritrovato la mia storytelling. Fortunatamente l'ho presa in età giovane, quindi non seriosa. L'ho cominciata a prendere seriosa quando ho cominciato agli operai a lavorarci, perché un po' che costava, un po' che non si vedeva niente, un po' che non capivo niente. Questo logo è super pieno di simboli, ad esempio ci è stato appena detto che questi cipressi simboleggiano le canne di un enorme organo naturale, e infatti alla base sono stati inseriti i tasti. Viti ovunque, qua. Sì, perché Bacco. Devi levarti dai piedi per terra, cioè ti devi levare dal diurno, dalle scatole, e devi entrare in un mondo notturno. Quindi che cosa ha messo qua Buzzi? Tutto quello che nel mondo del sole io non posso mettere. Però in questa situazione lui si ritrovava, l'uomo creativo si ritrova nel disordine, non nell'ordine. Siccome adesso ci hanno dato un ordine che non è nostro, ma è un ordine imposto, siamo annoiati subito di questo ordine, perché non è il nostro. Come ha fatto a mantenere lo spirito di Buzzi e a portarlo avanti nel tempo? Ah, questo penso che se noi siamo malleabili, tu ti adatti alla situazione del genius loci o di quelli che ti hanno preceduto, perché li inglobi. Tutto ciò che ci circonda, se tu lo segui, ti sussurra. Cuore
vagina e amore, perché noi nasciamo così. Poi che cosa succede? Succede che dimentichi tutto e la testa che è qua e il pene prendono sopravvento su di noi. Allora nella navigazione cosa devi fare? Devi rimettere il cuore in asse e declassare i due. Comincia a essere pronto per iniziare il viaggio di riunificazione di te. Poi a poco Marco ha iniziato ad entrare in alcuni dettagli. Quando diventa tre, le ali cadute significa che Mercurio non vola più. Quando si fa l'alchimia spagirica, ci sono i minerali che sono, hanno prerogative maschile lo zolfo, prerogative femminile il mercurio, perché è volatile, no? Ho capito benissimo che non potevo pretendere di capire tutto quello che mi stesse dicendo, ma ho apprezzato tanto la sua prospettiva così diversa dal solito. Quindi ha espresso nelle arti decorative tutto quello che poteva fare, anche perché lui era molto legato agli artigiani. Veniva da Sondrio, quindi da bambino lui stava sempre con gli artigiani, perché dicevano che è vero, io lo sento la mancanza. Gli artigiani in una città, in un paesino, sono la vita. Se tu me li levi, te dove sei? Quindi è come se fosse un mondo di morti, dove non c'è più niente di energia. Era interessante il punto che diceva prima anche quel gruppo di proprio questi storytelling che per quanto riguarda la stragrande maggioranza delle persone vengono come prese inconsciamente da, lei citava, Hollywood. Sì, siccome l'Hollywood ormai ha spadroneggiato, e cosa è successo? Che queste rappresentazioni sono entrate nell'inconscio e si sono, diciamo, affermate sulla realtà vera, e quindi c'hai già un imprinting. Certo, indelebile. Tutto ciò a cui pensi è qualcosa che aveva pensato qualcun altro. Sì, che è già lì, ma non è quello che è irreale o che è quello che magari hai te leggendo un libro. Tutta la città è piena di libri, perché i libri che cosa fanno? Lui diceva, ti entrano dentro e te sviluppi te la creazione, mentre adesso la passività è che è già fatta la creazione. Io ho già strappolato dal libro il film, non interpreti. E quindi non interpretando, che cosa succede? Che te non conti più niente. Cosa succede? Che quando arrivano qui dentro, loro la loro scatoletta non la abbandonano mica. Perché che cosa fanno loro? La loro scatoletta la portano qui. E che cosa fanno? In genere non vedono niente. Non riescono a capire niente, perché tanto sono impacchettati quanto ne escono impacchettati. Perché? Perché c'è un problema, ognuno di noi, di modificare, di levarsi dallo status, diciamo, quo comodo, vuol dire mettersi in gioco, vuol dire che tutte le tue cose ti crollano. E tu come fai a tenere i crolli? Ecco il discorso dei mostri. E devi sorreggerli con altre cose. E quindi con che cosa li sorreggi? Li sorreggi solo se c'hai creatività. Se non c'hai creazione, non li riesci a sorreggere. Sono loro che ti distruggono. Allora preferisci le impalcature che rimani dentro la scatoletta e da lì non esco e mi lamento dalla mattina alla sera. Quindi chi sono i veri creativi oggi nella nostra epoca moderna? Chi è che riesce ancora a creare dal nulla? Buzzi diceva che nuovo non è altro che vecchio messo nella chiave nuova. Ah, e con quali occhi andrebbe guardato questo? E con quegli occhi del bambino. Quando vengono i bambini che non sono toccati, mi dicono subito le cose che diceva lui, perché le percepiscono, le sentono e te le dicono immediatamente, perché non hanno barriere. Il concetto invece di non finito, di progresso, di cambiamento, di continuità, guardandosi intorno, colonne che non sorreggono nulla o situazioni quasi che sembrano volutamente lasciate non compiute. È quello che voleva lui, il non finito, perché quando lui addirittura quando sono venuto qua era pieno di impalcature. Erano impalcature messe apposta. Sì, perché lui diceva, quando tu hai un'impalcatura hai la percezione del passato, avranno interrotto i lavori? Oppure è la percezione del futuro, domani ritorneranno a lavorare, e quindi c'è il presente, passato e futuro tutto insieme. C'è la sospensione. La sospensione del tempo è importante, perché in questa maniera che cosa fai? Se sospendi il tempo, come è successo nei tre mesi di chiusura, ti pulisci. La natura non si è pulita. Se te dalla mattina alla sera prendi informazioni, poi che cosa fai? Scoppi. Certo.
c'è bisogno di fermare il tempo. Sì, sì, perché sospendendo il tempo e facendo vuoto, tu fai entrare delle energie creative nuove. Devo dire che ci ha stupito molto quanto Marco fosse proprio in simbiosi totale con quel posto in cui vive da 40 anni. La Scarzuola è senza dubbio un luogo dalla quale è impossibile uscire indifferenti. Siamo molto contenti di avervi raccontato la storia di oggi, grazie mille dell'attenzione fino a questo punto e noi ci vediamo la prossima settimana.